Ben ritrovati, miei carissimi colleghi master di Cialdea. Io sono Jul e oggi vi do il benvenuto all'esibizione finale di Battle in New York 2020, evento meglio noto come la Gilfest. Preparatevi ad una sfilata di servants che dovremo sconfiggere per poi arrivare a loro due, ai protagonisti delle fest dell'anno scorso e di quest'anno, ovvero Nerone, storica organizzatrice dei giochi, e Gilgamesh, che quest'anno ha deciso di prendere il suo posto. La sfida di oggi, nonostante sia l'ultima, non è affatto difficile, ragazzi. Infatti mi sono divertita tantissimo a creare questo team a tema fuoco, dove vi mostro due mie waifu assolute, ovvero la Gialterona, Jeanne Alter, che tra l'altro avrò l'onore di giocare insieme alla Jeanne normale e soprattutto lei, ragazzi. Sono così contenta di essere riuscita a inserirla alla fine. Nobunaga Berserker, il mio simbolo, la mia amatissima, grailata e pronta ad andare NP5 nel banner dove uscirà Nobunaga Avenger l'anno prossimo. Mamma mia, in quel banner mi sveno. Allora, la strategia di oggi è una ed una sola. Gialter picchia, gli altri l'aiutano. E sul finale si aggiunge anche Nobunaga a dare le botte a Nerone e a Gilgamesh. I miei supporti sono Merlino, che ve lo dico a fare, Merlino è il supporto migliore da giocare con Gialter in assoluto, senza contare poi che in questa challenge quest molto particolare, in quanto ogni volta che uccideremo un servant nemico riceveremo un debuff e Nerone Bride si caricherà la barra NP, la skill di invincibility ad area di Merlino è veramente fondamentale, così come lo saranno i soliti Giorgio e Leonida, che dovranno assorbire i colpi di Nero Bride. A turno 1 punto a uccidere Paul Bunyan in modo che il primo Nobel Phantasm se lo prenda in faccia Leonida, mentre Giorgio, in combo con la CE che gli fornisce invincibility per 3 turni, sarà in grado di gestire i colpi dell'armata e di regalarmi del tempo per mutilarla piano piano con la mia Jeanne Alter. Sul finale entrerà in scena Jeanne normale, che avrà il ruolo di proteggere il team, utilizzare lo stun per guadagnare un turno e cercare di tirare almeno un Nobel Phantasm per avere un ennesimo turno di respiro. E poi sul finale entrerà in scena Nobunaga. Nobunaga prevedevo che sarebbe entrata più o meno con Nerone e Gilgamesh rimasti soli, e insomma, grazie alla combo Nobunaga-Gialter, immaginavo di riuscire a chiudere la partita senza grossi problemi, anche perché entrambe hanno un guts grazie alla CE Grudge Match. Qualche piccolo consiglio sulla partita: vi consiglio di lasciare Nero Bride per ultima, perché quando muore piazza guts su tutto il resto della squadra nemica, e un guts da 3 turni non è bello, non è assolutamente bello. Attenzione a Billy the Kid, che piazza Sure Hit su tutti gli alleati, per cui gli evade non andranno bene, le invincibility sì, ma gli evade no, attenzione se giocate Q o Q Alter. E ricordatevi anche che uccidendo Gilgamesh Caster recupererete tutta la vita dei vostri alleati, curerà anche i suoi, ma capite bene che se gli lasciate di fianco solo Nero Bride a vita piena, di fatto aiuterà voi e non aiuterà per niente la sua collega. E basta, io spero che vi piaccia il calore, salutiamo l'estate con questo team super focoso e direi che si possa dare il via a quest'ultima sfida. はい、ええ。吹っ飛べ。ここはあんたの終わりよ。いけるね。
れでどうかな。何？何事もやればできるさ。お任せ。夢のようにぶっ込むわよ。ゴージャスに。ぶっ込むわよ。いいとも。吹っ飛べ。何？なめんな。お望み、いいとも。それどうだ。柄ではないんだけどね。ん、どうだ。ん、小さな窓がここに吹っ飛べ。そこは壁もなく城もなく見せない始まりの空、魂の在りかを見せようか。ガーデン・オブ・アバロン。いじった方がいいんじゃないか。お望みのまま、はいはい、それそこです。はさあ早打ち勝負だ。先に抜いてもいいよ。僕は早打ち。お任せ、夢のように片付けよう。バハ。行きます。はい、いいのね。そこです。なめんな。春の日差し、花の乱舞、開けヌプティア・エドムス・アウレアよ。歌え、熱く変えです。その愛は本当役立たキャッチして。どうした、何かしてみせよ。燃え尽きるほどファイナリー。ええ、いい、お任せを。
吹っ飛べ。受け取るがよい。ファイヤー。さて、次なる目録は。わしのビートの頂点。技をここに。我が旗よ、我が同胞を守りたまえ。君のステーテルヌーヌ。吹っ飛べ。こういうのはゴミでね。そら。は。魔術の自らを縛るのも王の道理。お任せを。サンキュー。そこです。ゲッチュー。魔術のみと自らを縛るのも王の度量よ。行くぞ。天地に轟け我が魂のロックンロール。e con un ultimo sentitissimo applausone furente per Gialter, per Nobunaga, ma questo applausone lo voglio fare anche a Ibaraki, lo voglio fare a Shiki, lo voglio fare a Okita Alter, lo voglio fare a Parvati, ad Arturia, a Ozymandias, a Abigail, a tutti i servant che mi hanno accompagnata in questa divertentissima avventura delle esibizioni della Gilfest. Naturalmente ringrazio, ma che ve lo dico a fare, anche tutti i supporti che ho giocato. Ringrazio Scadi, Merlino, Waver, Giorgione, Leonidone, Mashu. Mi dispiace poiché non sono riuscita a giocare Tamamo. Tamamo, io ve lo confesso ragazzi, è un supporto con il quale faccio molta fatica. Lo trovo nettamente inferiore a tutti gli altri supporti che adesso abbiamo in gioco, parlo dei supporti grossi, per cui il fatto che lei non sia così versatile, non sia così performante come un Waver, un Merlino o una Skadi, mi rende difficile costruirci dei team intorno. Adesso i fan di Tamamo mi uccideranno, però devo essere sincera. Vi prometto però che nel nuovo anno mi concentrerò tantissimo sui team arts. Voglio assolutamente portarvi nuove tipologie dedicate a questo tipo di carta e voglio far brillare la Tamamo. Detto questo, miei cari, io spero che abbiate gradito questa serie dedicata alla Gilfest. Adesso ci prendiamo una bella pausona da Grand Order e ci risentiamo quando inizierà l'evento di Halloween di quest'anno. Oniland ci aspetta. E da amante di Shute nei baracchi, non vedo l'ora, ragazzi. Da Giulle è tutto, buona fortuna per questi ultimi 2 giorni di Gilfest e vi do appuntamento ai prossimi video dedicati a Fate Grand Order. Ciao!